Ciao, bentrovati carissimi amici e amiche per questo momento di incontro per la conoscenza, per l'approfondimento della Sacra Scrittura. Questa volta leggeremo un piccolo capitolo, perché è breve, il capitolo 16° del libro della Genesi che ci parla della nascita di Ismaele. Cominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola. In essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua. Manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Lettura del capitolo 16° del libro della Genesi. Nascita di Ismaele. Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abramo: Ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Abramo ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni, da quando Abramo abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese Agar, l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abramo, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abramo: L'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. Abramo disse a Sarai: Ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo del Signore: Ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar al Signore che le aveva parlato diede questo nome: Tu sei il Dio della visione, perché diceva: Non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il pozzo si chiamò Pozzo Lachaïroi, e appunto quello che si trova a Kades e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele,
il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, un bellissimo racconto questo, la storia, anche perché ci arricchisce non solo della conoscenza della Sacra Scrittura, ma anche delle antiche tradizioni molto lontane da noi. E quindi questo affidamento della schiava ad Abram, che gli concepisce il figlio Ismaele. E così continuiamo, un passo alla volta, nel conoscere sempre meglio la Sacra Scrittura. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao, abbi cura di te.